Era molto ispirato oggi Salvatore Aloy in campo, forse il tuo modo di interpretare il calcio non è quello perfetto che vuole Zeman per da mezzala, però hai fatto una buona partita. Nel finale ci dici anche la tua sull'episodio del gol annullato? Guarda, secondo me non era assolutamente un gol da annullare, anche perché io non ho visto né fallo di mano né fallo sull'avversario. C'è stata una mischia, tranquillamente una mischia che poteva benissimo convalidare il gol, però l'arbitro ha deciso così e non ci si può fare nulla. La partita. La partita, per quanto riguarda la partita, purtroppo abbiamo creato tantissimo. Ci siamo dispiaciuti di non aver realizzato per quello che abbiamo creato e purtroppo poi non si può magari subire gol in quel modo che ci sta condannando in questi ultimi periodi. Però c'è stata la prestazione, c'è stata una buona intensità, ci sono state tante palle create, quindi dobbiamo ripartire da questo. Soprattutto dopo il 2-0 avete creato tante palle gol, quella di Merola, quella di Brosco a porta vuota, e nel calcio se non fai gol poi rischi di subire. Quella di Lescano anche a porta vuota. Purtroppo quando crei tanto e non finalizzi come crei, magari puoi beccare un avversario che in contropiede può fare male. Il tuo ruolo, Salvatore, sei stato spesso impiegato a due dal tecnico Colombo, anche da vertice del centrocampo a tre, Zeman oggi da mezzala. Cosa ti ha chiesto Zeman oggi? No, il mister ha chiesto semplicemente di provare quello che avevamo fatto in allenamento e poi di giocare con palle e soprattutto senza palla, di inserimenti come a lui piace in area e di cercare di andare sulle fasce per mettere, diciamo, sti cross. Però, ripeto, siamo dispiaciuti per quello che abbiamo creato e non l'abbiamo portato a casa.